Paolo Giuliani, ovvero la Berlucchi, perché la Guido Berlucchi sei fondamentalmente tu. No, perché dici così? Perché ormai sei tu che vai in giro, il babbo è una persona meravigliosa, ma ormai siamo però una grande famiglia. Senza dubbio, però è la front line e la faccia dell'azienda. La prima linea sei tu. Io mi diverto così. Ecco. Allora, bollicine. Non si può più dire neanche più bollicine. Perché non si può? Non lo so, così c'è dicono. Chi dice che non si può, ma io invece... Bollicine va bene. Va benissimo. Allora, bollicine soprattutto, bollicine di Franciacorta, quasi esclusivamente ormai. Sì. Cambiamento di pelle da parte della tua azienda negli ultimi 10-12 anni. Prima un'azienda basata sul brand aziendale, adesso un'azienda basata sia sul brand che sul territorio. Esattamente, tra l'altro mi fa piacere che tu abbia scelto Cellarius da esporre, perché è proprio il prodotto che rappresenta l'inizio del cambiamento, e pensa che quest'anno sono 20 anni che nasce Cellarius, quindi festeggeremo. Ma è una festa senza esclusione, sì, di bolle. Festeggeremo perché Cellarius appunto è stato quel prodotto che ha cominciato a farci ragionare sul passato, sul presente e sul futuro della nostra azienda e del nostro territorio. Cellarius è sempre stata uno dei punti di riferimento dell'azienda e oggi è un Franciacorta. Mi spieghi come mai, al di là del fatto che appunto dal brand si passa a brand più terroir, però insomma, certo, Franciacorta è una scelta precisa, no? Ma sì, sai, voglio dire, per me è sempre stato un discorso naturale, anzi, non ti nascondo che i discorsi che io facevo in famiglia erano che mi chiedevo come mai noi non facessimo Franciacorta, di la vita, perché sai, sono state tutte decisioni prese negli anni 70 quando io ero un bambino. Perché voi nascete in Franciacorta e possiamo anche dire che la Franciacorta nasce con voi. Ma sì, diciamo sempre che se è vero da una parte che mio padre ha lanciato questo nuovo prodotto sulla scorta del grande amore che ha sempre avuto per lo champagne, e poi noi dobbiamo essere grati a tutti gli altri produttori che hanno Franco costruito Giuliani, diciamo, sì, Franco nome Giuliani, e cognome, no? Insieme a Guido Berlucchi hanno pensato di fare il primissimo Franciacorta, quindi il primo vino con la fermentazione in bottiglia in quel territorio, e hanno scritto Pinot di Franciacorta Berlucchi in etichetta, e successivamente abbiamo avuto la fortuna che tanti imprenditori anche provenienti da altri settori ci hanno creduto e quindi hanno investito in questo territorio e hanno costruito una reputazione della quale in fondo beneficiamo anche noi. Quindi è stato naturale il passaggio, che è stato ovviamente graduale, perché nel vino non puoi improvvisare niente, non puoi fare niente velocemente. È stato un cambiamento sia di mentalità e quindi poi produttivo, che però ha richiesto circa 20 anni. Ma guarda, Franciacorta credo che sia uno degli esempi, l'altro è il Brunello di Montalcino, in cui un territorio diventa anche un brand, diventa un marchio in qualche modo, sì, no? Ti dirò, ma ci sono anche altri esempi. Per esempio c'è un altro marchio di bollicine che forse nel mondo è ancora più famoso di Champagne. Noi. Champagne. Ce n'è anche un altro italiano, il Prosecco. Ah, certo. Ecco, bisogna, secondo me, stare attenti a far sì che il brand del territorio non sopravanzi rispetto al brand del produttore, perché comunque poi il produttore è giusto che abbia una propria personalità e un proprio, certo, carattere. Certo, il produttore declina quello che è il territorio, esatto, nel suo quindi, modo di fare. Ecco, insomma, in Champagne secondo me ci sono riusciti a tenere alto anche il brand, i vari brand e i vari produttori. Nel Prosecco forse è talmente forte questo brand in giro per il mondo che per ora secondo me il brand Prosecco ha sopravanzato un po' il brand del produttore, però probabilmente ci staranno lavorando. Probabilmente, diciamo che è ancora un prodotto in cui i piccoli produttori fanno fatica a farsi vedere, questa sì, è forse sì, la sì, cosa fondamentale, mentre in Champagne negli ultimi anni ad esempio i Récoltant hanno avuto, certo, un certo successo, soprattutto in Italia, sì, in particolar modo. La Franciacorta invece è una, mi sembra, più bilanciata da questo punto di vista. Ci sono produttori un po' più grandi, come potreste essere voi, e anche piccolissimi produttori, penso, non so, certo, San Cristoforo, Gatti, assolutamente, no? Questi piccolini che sono i Récoltant. E di tutto rispetto. Assolutamente. Ecco, il bello della Franciacorta è questo obiettivo comune qualitativo, che è il segreto per, credo, perché un territorio possa avere successo.
difficilmente assaggio dei Franciacorta che non mi piacciono. Senti, Palazzo Lana, cosa mi dici invece, che è un'altra delle Palazzo cose Lana che avete fatto? Palazzo Lana è un po' la nostra punta dell'iceberg, diciamo che anche questa è una scommessa che richiederà anni per capire se ci riusciremo o no, ed è assolutamente un prodotto che zero compromessi in assoluto, dove usciremo solo ed esclusivamente nell'annata che riterremo particolarmente valide, andando a iperselezionare ogni, oserei dire quasi acino. Quindi sarà la vostra Ferrari sostanzialmente? Sì, sì. E questa, se me la consenti come battuta. Vabbè, dai, te la passo. Va bene, dopo questo penso che possiamo chiudere qui questa intervista. Grazie, grazie per essere venuto. Grazie, ciao.